la città che prima. È troppo presto per parlare di questo, avremo tempo e modo per definire la nostra agenda. Ah, boh, nelle sue intenzioni almeno, su cosa si vorrà concentrare? Le ripeto, la mia risposta è troppo presto, devo prima rendermi conto di tutto. Però proviamo a fare una biografia sua, proviamo a fare una sua biografia. La fa lei? No, la rifà tu. Come dicevo, io provengo dal mondo della ricerca perché mi interesso, lavoro all'università nell'ambito del diritto internazionale, sono un avvocato e esercito la professione qui a Napoli dopo essere stata molti anni all'estero. Il rafforzamento in giunta all'esperienza dei magistris del Partito dei Verdi. Mi sono candidata la prima volta con i Verdi nel 97 nella circoscrizione di Barra, poi mi sono ricandidata nel 2011, sono stata consigliera di municipalità per 5 anni fino al 2016 e sono andata di nuovo a rafforzare il sindaco dei magistris con praticamente la campagna del 2016. Mi sono candidata al Comune di Napoli con i Verdi. Ti racconto adesso delega? Allora, le avete appena sentite, le ha lette il sindaco nella conferenza stampa. Parchi e giardini, penso che è una delega più adatta a noi Verdi. Vedremo le linee guida, le stabiliremo con il sindaco da lunedì. Lei ha detto anche, il sindaco ha detto anche ripartiamo e c'è l'impegno sulle periferie, è lì che si vince, lei viene da quelle zone, è lì che si vince. Allora, senza nascondere, ovviamente la periferia tutta, tutte le periferie napoletane mi stanno molto a cuore. Io sono una donna di periferia e quindi spero di poter fare qualcosa per le periferie.